Sto vivendo gli esercizi spirituali nella comunità salesiana di Sant'Arcisio, sull'Appia Antica. Li stiamo facendo nello stile di Sant'Ignazio di Loyola, in completo silenzio. Per questo preferisco affidare ad un audio il commento di questa undicesima domenica del tempo ordinario. Il Vangelo di questa domenica, tratto dal capitolo 4 di Marco, ci presenta due parabole che ci aiutano ad entrare nella comprensione del regno di Dio. Gesù ci aiuta a capire che il regno di Dio viene dall'alto, è come un seme che gettato in terra cresce. E non sappiamo come, però darà frutto e per quanto sia piccolo è chiamato a diventare una realtà grande e accogliente, come il granello di senape che diventa il più grande degli ortaggi. Mi colpisce in queste immagini che il Signore ci dona la profondità del dono della sua parola, perché Marco commenta: con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Annunciava la parola come potevano intendere, capire. Gesù si adatta alla comprensione delle persone che ascoltano. Intanto ci fa capire il grande desiderio che Dio ha di parlare all'uomo, di parlare con l'uomo. La Bibbia ci presenta sempre Dio che vuole parlare con l'uomo, con Adamo, Eva, con Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè. Parla con l'uomo, parla con il suo popolo, desidera che la sua parola venga compresa e accolta, ma ci farà capire poi che la parola non è qualcosa, è qualcuno. Suo figlio Gesù è la parola. Dio ci dona la sua parola. Vuole che attraverso il figlio possiamo vedere il suo volto, possiamo toccare Dio, possiamo avere la pienezza della rivelazione. In Gesù non abbiamo qualcosa di Dio, non riceviamo qualche immagine o qualche parola di Dio, ma tutto di Dio. Dio si rivela in pienezza, completamente, totalmente all'umanità attraverso Gesù, il Verbo, la parola. E lo fa come possiamo intendere, come possiamo capire noi. Che bello questo avvicinarsi alla semplicità della gente, ecco il senso del racconto, della parabola. Dio vuole farsi comprendere, accogliere. E allora ci troviamo di fronte a una realtà divina, non è una sapienza umana che siamo chiamati a soltanto a studiare, a comprendere, ma ci troviamo di fronte a Dio che mi dona se stesso e vuole che io comprenda il suo amore, la sua misericordia attraverso ciò che Gesù ha fatto per noi, attraverso colui che è la parola. E questa parola si consegna totalmente fino alla croce, si lascia spezzare, si lascia mangiare. Davvero non possiamo inventarci un Dio così. Un Dio che parla ai semplici, un Dio che si fa servo per amore. Abbiamo una sola possibilità: accoglierlo.
che davvero la nostra comunità e le vostre famiglie e tutti noi possiamo crescere in questa capacità di accoglienza del Signore, di colui che è la parola di Dio. Buona domenica a tutti.